Più di 30 comuni della provincia di Pescara hanno risposto all'appello del presidente Di Marco per promuovere un percorso nuovo verso l'effettivo reintegro sociale dei detenuti. L'incontro si è svolto nella sede dell'amministrazione penitenziaria in via Talento, dove il direttore del carcere di Pescara, Franco Pettinelli, ha illustrato il progetto che prevede attività formative e lavorative per i detenuti al fine del loro recupero e reinserimento sociale. Un percorso già promosso dalla Casa Circondariale Pescarese in collaborazione con i comuni di Pescara e Montesilvano. I detenuti da ammettere al progetto, ha spiegato Pettinelli, sono quelli che stanno scontando una pena definitiva giunta ormai al termine. Vogliamo avviare dei protocolli d'intesa in maniera tale che i detenuti che possono usufruire di misure alternative o di articolo 21 ammissione al lavoro esterno possono essere poi reinseriti nel territorio svolgendo anche lavori di pubblica utilità. Già da anni abbiamo avviato col comune di Pescara e di Montesilvano, abbiamo due protocolli d'intesa ancora attivi, per lo svolgimento di lavori di pubblica utilità. Stiamo adesso avviando 4 detenuti per Pescara e uno per Montesilvano. Lavorando avrebbero la possibilità di riparare il danno sociale a favore del comune dove risiedono e nello stesso tempo si raggiungerebbe l'obiettivo della giustizia riparativa per il recupero del soggetto. I lavori da svolgere sono quelli di pubblica utilità, come ad esempio prendersi cura del verde pubblico dietro un piccolo compenso mensile. La provincia, ha detto il presidente Di Marco, vuole essere sempre più un ente di prossimità. Con questa iniziativa vogliamo lanciare un segnale positivo. Credo che il segno positivo sia tutto nella conoscenza di quella che è l'esperienza di chi è ospite nella struttura appunto qui a Pescara e che evidentemente ha del tempo da dover trascorrere e comprendere anche quali sono le ragioni per le quali si è arrivati ad avere questa limitazione alla libertà. È ovvio che noi comuni, noi sindaci abbiamo anche in qualche misura l'obbligo comprenderne la portata degli effetti che può avere sui territori, portando anche persone a svolgere attività sociale, come diceva il direttore, in collaborazione con i comuni.